Benvenuti e bentornati su Radio Design. Oggi siamo in compagnia di uno dei nostri docenti, quindi continuiamo con le presentazioni. Siamo con Stefano Chiocchini. Benvenuto Stefano. Grazie e benvenuto. Allora, Stefano è docente qui presso l'Istituto Italiano di Design come per la docenza di Landscape Design, Exhibit Design e Ergonomia dell'oggetto, giusto? Giustissimo. Allora, cominciamo a presentare un attimo chi è Stefano, così ci racconti un po' con la tua formazione, quello che fai. Perfetto. Qui all'istituto sono circa 10 anni ormai che insegno, quindi sono molto contento di essere qui con te oggi. Io sono un architetto e un designer, quindi mi sono formato alla scuola di architettura, alla facoltà di architettura di Firenze, e poi ho iniziato subito a sperimentare sui materiali specialmente, e quindi è nata quest'altro ramo, diciamo, di interesse, che è proprio il design puro e la ricerca di materiali innovativi. Ho uno studio qua a Perugia. Abbiamo fatto molte cose con un collega di Verona, Claudio, e ho aperto uno studio a Londra diversi anni fa, quindi mi sono mosso molto anche a livello internazionale. Diciamo che il mio lavoro è un 50% sull'architettura e un 50% sul design. E insieme c'è anche questo interesse e questo amore per divulgare quello che conosco, e quindi sono qui all'istituto proprio per questo. Esatto. Allora, infatti ci dicevi appunto che sei anche designer oltre a... Sì, è una passione che ho sviluppato da tantissimi anni e ho seguito di solito una decina di aziende in rotazione, perché il designer dopo 4, 5, 8 anni insomma finisce magari un ciclo in un'azienda e inizia in un'altra. Ne seguo sempre appunto un numero pari a questo, e per fare un esempio di quello che succede, ad esempio facciamo nel mio studio una ricerca di materiale e poi cerchiamo di abbinare un'azienda che opera in un campo con un'altra azienda che opera in un altro campo, in modo da creare un prodotto nuovo e anche un filone nuovo di mercato magari per questa azienda. Quindi facciamo ricerca che ci porta poi a brevettare anche materiali che non esistono sul mercato normalmente. Certo. Allora, facciamo finta appunto che io sia uno studente e ovviamente leggendo queste docenze magari non capisco subito di cosa si tratta. Landscape design, posso immaginarlo? Sì, è abbastanza semplice, la progettazione del verde in tutti i suoi campi d'azione. Io ho avuto la fortuna di aprire uno studio con un botanico appena laureato, e quindi ho studiato proprio veramente i terreni e la botanica, quindi conosco le piante dal punto di vista botanico. E questa abbiamo ideato questo corso di landscape all'istituto perché è una disciplina estremamente importante, un taglio veramente green che oggi è molto importante, ovviamente sempre più importante, e cerchiamo di trasmettere agli studenti appunto l'amore per il landscape, per la progettazione del verde, anche con le innovazioni più importanti, perché io sono moltissimi anni che progetto tra l'altro pareti verdi verticali e giardini pensili, quindi diciamo tutte le applicazioni più moderne anche del campo dell'architettura verde. Bello, invece cos'è l'exhibit design? Questa è una cosa abbastanza importante, perché tutte le cose che noi vediamo, dall'allestimento di un museo, ad esempio agli spazi degli stand per le fiere internazionali, oppure proprio a delle esibizioni, ad esempio momentanee, fanno tutte capo alla progettazione dell'exhibit, cioè uno spazio che è momentaneamente allestito per un evento particolare e poi viene disallestito normalmente. Quindi è lo studio di come cercare di captare l'attenzione degli osservatori, degli spettatori, del pubblico, per far rimanere appunto l'idea di quello spazio che hanno visto e per esaltare il prodotto che viene esposto in questo spazio. E poi arriviamo a tutto ciò che è veramente design, come mi dicevi prima, cioè l'ergonomia dell'oggetto d'uso. Sì, l'ergonomia è alla base del design, perché studia il rapporto tra la persona e l'oggetto, quindi diciamo la forma, ma non solo la forma, anche diciamo tutta la specifica del progetto di un oggetto, di come va progettato per rendere al meglio l'uso di questo oggetto, cioè renderlo piacevole all'uso e renderlo performante, quindi ottimizzare proprio il progetto dell'oggetto per far venire quasi una sorta di, come posso dire, affezione da parte dell'utente finale. Certo, il design puro proprio dell'oggetto. Sì, l'oggetto più importante, che le icone del design moderno hanno tutte uno studio ergonomico molto importante. Tra l'altro le aziende oggi si rivolgono molto più spesso alla ricerca di queste persone che possono, tanto meglio se sono designer ergonomi, che possono guidarle nel non sbagliare lo studio di un prodotto nuovo. Certo. E veniamo, diciamo, alla tua vera passione, come l'abbiamo capito anche un pochino prima, cioè
il verde in tutti i suoi sensi. Sì, il verde per me è sempre stato molto importante, oltre che progettare giardini, parchi urbani, per ville, oppure ecco, diciamo, una progettazione specifica molto tecnica, quindi il verde verticale e anche queste derivazioni, diciamo, molto innovative. È nato da poco un prodotto che tra l'altro verrà lanciato a livello internazionale nella fiera Floormart di Padova, il 19, 20 e 21 settembre, è stato inserito nel novero dei prodotti che potrebbero diventare prodotto innovativo dell'anno, tra l'altro. Beh, è una serra. Si chiama Serra Nova, l'ho chiamata, e è una serra che nasce da una intuizione, ma anche da una, come posso dire, quasi un percorso casuale, perché facendo il designer per una delle aziende che ti dicevo prima, sì, che si chiama Luce Dentro, è un'azienda molto interessante, molto importante, il mio amico Luca è il proprietario dell'azienda, ormai sono circa 9-10 anni che collaboro con questa azienda, ad esempio abbiamo progettato tantissime cose, io progetto molte spa, ad esempio, almeno sì, 2-3 all'anno, è un filone del mio progetto architettonico, e utilizzo sempre e molto spesso dei mosaici, ad esempio in vetro, che hanno delle polveri fotoluminescenti. Luce Dentro si occupa di ricerca sulle polveri fotoluminescenti. Sono delle terre rare che esistono in natura, sì, che hanno la capacità di assorbire la luce e poi di rilasciarla. Non come il fosforo, quindi non emettono reazioni nocive, ma sono degli effetti pazzeschi. Quindi al buio, ad esempio nelle spa, progetto questi ambienti con pavimenti e rivestimenti che poi spengendo la luce si accendono. Quindi è una cosa molto onirica, molto... Bella questa cosa. Ma non solo, luce di sicurezza. Quindi per una delle aziende con le quali ho collaborato, ad esempio, ho progettato degli ausili per portatori di handicap con queste polveri fotoluminescenti che danno sicurezza alle persone che utilizzano, che hanno delle fobie qualche volta. Certo. Facendo sperimentazione per delle lampade per i bambini con dei teli, ad esempio, in silicone, che devono essere uno per una lampada azzurra e uno fucsia, scegliendo un fucsia particolare che in realtà in pratica ha un appeal, non so perché, ma nelle donne, no? Il fucsia, quel rosa, sì, quello fluo. Bravo, perfetto. Ho scelto questa frequenza, diciamo, abbiamo scelto questa frequenza, e la frequenza in oggetto è incredibile perché, a parte che è pazzesca come effetto visivo, ma mettendo questo telo di silicone appoggiato in una pianta di basilico su una serra che abbiamo lì a Sassuolo, la pianta una settimana le foglie così è cresciuta così con le foglie. Quindi pensavo all'inizio che fosse stato messo qualcosa di chimico. Sì. Invece poi portando questa pianta con il telo alla facoltà di Modena Reggio Emilia, questa facoltà ha certificato dopo un anno e mezzo di ricerca che riemettendo la radiazione luminosa che assorbe questa frequenza, la manda tra 300 e 700 nanometri al centro della fotosintesi. Quindi le piante è come se fossero sempre esposte al sole di mezzogiorno e crescono in questo modo tre volte più veloci e cinque volte il normale. Quindi in questa serra che io ho ideato poi, mettendo questi teli fotoluminescenti, le piante appunto crescono enormemente con un vantaggio grandissimo dal punto di vista organolettico, ma anche con il 35% di olio essenziale in più, ad esempio. Quindi questa è una serra che ho ideato e ha la forma di un container, che è autosufficiente energeticamente, quindi a fotovoltaico, assorbe, dice, prende l'acqua piovana, le mette nelle cisterne e la riutilizza, quindi è autosufficiente. All'interno della serra ci sono questi teli che stimolano la fotoluminescenza, le piante crescono velocissime, anche di notte continuano a crescere, per intendersi. Sì. E poi c'è una macchina che lava l'aria all'interno, cioè attira l'aria, la lava con una lama d'acqua, elimina i pollini, le polveri sottili e quindi, diciamo, l'aria è pura. Perché mi possono parlare di bio, ma un campo di un bio vicino all'autostrada, con il piombo dell'autostrada, non è un bio. Certo. Questa è pur bio, l'ho chiamata da sempre. Quindi è una cosa innovativa al massimo, che dà prodotti pazzeschi. Infatti probabilmente faremo una puntata ad hoc, perché mi sa che c'è bisogno di un approfondimento, è una cosa abbastanza complessa. Diciamo che l'abbiamo presentata la prima volta ai Giorni delle Rose a Villa Fidelia, di cui sono il direttore artistico di questa manifestazione, e incredibile, a parte dopo l'intervista che mi hanno fatto la RAI e tutto, e mi ha chiamato un responsabile dell'ente europeo e mi ha passato il responsabile della NASA. Ecco. E ha parlato con me dicendomi che erano interessati al posto di idroponica a studiare questo sistema e fare un protocollo di sperimentazione perché potrebbe essere un'innovazione rispetto all'idroponica da utilizzare nelle stazioni spaziali. Bellissimo. No, sicuramente approfondiremo, però il nostro tempo canonico di 10 minuti è già terminato, quindi grazie ancora a Stefano per la tua breve presentazione e alla prossima su Radio Design. Ciao a tutti. Bellissima questa cosa. È pazzesca, eh?